Buongiorno mie amate bussole, come state? Spero tutto bene e io sono in bagno e approfitterò del lavandino. Ecco, sono un po' storta ma va bene, per raccontarvi questa cosa. Sono in bagno, c'è un motivo, perché in pratica in tantissimi avete visto e mi avete supportato, ho apprezzato da morire tutto quello che mi avete scritto per il video, vi ho raccontato di quello che mi è successo, che ho avuto, vabbè, questi problemi con la gravidanza. E però non sapete che cosa è successo dopo, anzi qualcuno di voi l'ha visto su Instagram, perché due giorni dopo sono dovuta andare in ospedale di notte e c'è un motivo ben preciso. Allora, il giorno prima ero andata dal ginecologo a fare queste visite e un altro test di gravidanza che era risultato negativo. Lui aveva fatto delle visite, un'ecografia, che però a prescindere era troppo presto, quindi non avrebbe potuto vedere nulla, se non che ha visto una piccolissima macchia che poteva essere liquido, qualsiasi cosa. Mi ha detto: comunque vai tranquilla, non sei incinta, hai avuto questo aborto spontaneo, bla bla bla, ma stai super serena. Ok, va bene, vado a casa, non arriva il ciclo, ma vabbè, chi se ne frega, non ci penso più. La sera, praticamente mi sono arrivati gli stick di ovulazione, non so parlare, e dentro negli stick di ovulazione ci sono anche una decina, una ventina di quelli di gravidanza, è un pacchetto intero, che si chiamano i canadesi, si chiamano così. E niente, praticamente ho detto, vabbè, ma giusto perché ne ho 20, quindi chi se ne frega, buttiamone dentro uno, visto che volevo fare il test di ovulazione per vedere alla fine se ho ovulato o no, nel senso che, vi spiego questo, cioè i più grandi magari lo capiscono, i piccoli no, si ovula al 14° giorno del ciclo mestruale. E ho detto, così se ho ovulato sono sicura di non essere incinta, perché se sei incinta non viene l'ovulazione. Così ne prendo uno e uno, faccio prima il codice di gravidanza, raga, in un secondo diventa positivo, ma non super positivo, vi faccio vedere. Praticamente il test è positivo quando c'è una linea, vediamo se riuscite a vedere, e una piccolissima, ecco, non so se la vedete qua, che vuol dire che c'è all'inizio la gravidanza. E dico, vabbè dai, sarà uno sbaglio, faccio un altro test, adesso ve li faccio vedere tutti, che schifo, sono tutti bagnati di piscio, boh. E praticamente tutti, come potete vedere, c'è sempre tutti la doppia linea, molto sottile, ma c'è. E questo voleva dire che in teoria, non si sa come, ma ero in gravidanza. Oppure che magari, cosa succede? Che risultavano positivi perché gli ormoni che erano in circolo, diciamo, da questo aborto dovevano ancora smaltirsi con la pipì. Vabbè, sta di fatto che il ginecologo mi ha detto: senti, vai in ospedale, fatti fare l'esame del sangue, così capiamo subito che cosa c'è, che cosa non c'è, cosa può essere. Niente, vado in ospedale con sti cosi, sti stick. E fortunatamente sono andata in pronto soccorso ginecologico, non in pronto soccorso normale, perché non mi permetterei mai di andare in un pronto soccorso in questo periodo dove ci sono tutti quelli che magari sospettano di avere il Covid o stanno male. Quindi questo qua era un pronto soccorso apposta solo per ginecologi. Infatti ci sono rimasta male perché, raga, c'erano le donne che stavano partorendo, urlavano come delle pazze, tipo sembrava che le stessero uccidendo, io non sapevo che cosa fare, volevo scappare. E niente, in pratica gli racconto tutta questa roba, quindi che da positivo siamo andati sempre negativi. Poi ho avuto queste perdite di sangue strano, ma il ciclo non è arrivato. E niente, mi hanno fatto gli esami del sangue dopo un po' di ore, non si capisce io che cosa abbia dentro. Sta di fatto che ancora io oggi mi ritrovo con tutti i test positivi, non stiamo capendo che cosa c'è. E allora, visto che ho fatto degli altri test con degli altri pacchi e sono positivi, oggi pomeriggio ho detto: voglio fare una roba, voglio fargli fare un test di gravidanza ad Alessio, così almeno tutto questo pacco qua di positivi che ho, se ad Alessio viene positivo, quindi sicuramente io non devo aver niente, quindi magari è stato veramente così che non ho avuto niente, anche se è molto molto strano perché il ginecologo ha visto delle macchiette che probabilmente poteva essere la cellula, chiamiamola feto, come volete, che si stava rilasciando, si stava staccando. Quindi ora andremo a chiedere ad Ale di farci un test di gravidanza con la sua pipì. Andiamo. Dun, 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 dun. Ciao Barbio! Dovrei chiederti un favore. Dopo? Perché la telecamera è già un brutto segno. Dopo, quando tu vai in bagno a fare la pipì, cioè, visto che ieri, se dovessi essere abituato, perché ieri hai pisciato una bottiglietta del tè. Non si dice. Dovresti farmi la pipì in un barattolo, perché devo fare un test di gravidanza. A me? Eh sì, perché a me continua. Non è che perché ho la pancia pensi che sono incinta? No, ma siccome a me continuano a darmi test di gravidanza positivi,
e mi hanno detto: guarda che magari è una scatola fallata. Probabile. Io la provo a fare a te, se è negativo non è la scatola fallata. Visto e se è positivo? È una scatola fallata. Non okay? È detto. Lo dico io, quindi dopo per favore. Adesso non mi scappa, però. Bevo. Bevi. Bevi un sacco, eh. Ok. Bevi, bevi, bevi. Amore! Ti scappa la pipì, c'è un bel test da provare. Ci posso provare? Vai. Ti do il cosino dove farlo, aspetta. E anche la, lavato, me ne passa tanta così. Pieno? No, tanta così, non portare una roba di pipì, eh. Hai sette? Ma che colore è la tua pipì? Ne avevo poca, ma... Ho capito, ma è scurissima. Va bene, ci vediamo tra poco, ti vengo ad aggiornare. Sapere. Sì, sì, ti aggiorno. Adesso vi facciamo credere a prescindere che sarà incinta. Non sto facendo una roba schifosa, ma vi faccio vedere come funziona questo stick. In pratica lo immergi nella pipì e adesso ti dovrebbero venire là fuori due righette. Aspettiamo. Ok, per ora non sta arrivando la linea dell'incinta, della gravidanza. Ecco, come potete vedere, piano piano ne sto uscendo solo una. Adesso vi faccio vedere la differenza dei test. Ok, possiamo vedere che Alessio non è assolutamente incinta o incinta. Invece questi qua sono quelli positivi. Andiamo a dargli la bella notizia. Amore! È un bel maschietto! Non è vero, è negativo. Sì? Sì, non sì. Sei incinto. Cosa ne pensi? Non so come mai, ma un po' me l'aspettavo. Ok, allora perché i miei sono positivi? Perché hai una pipì molto strana. Niente raga, questa cosa qua è una cosa che mi fa molto ridere. E siccome la volevo fare a prescindere dalla videocamera. Ahia, mi fa male dove mi hanno fatto l'esame del sangue stanotte. Sì amore, mi hai portato a pollo. Dicevo che ho voluto farla in video perché mi piace fare questi video un po' così, dove vi racconto cose, vi faccio vedere cose. E anche perché in questo momento noi siamo un po' in sballo con il trasloco. Quindi non ho, diciamo, una camera dove registrare propriamente perfetta. Quindi succederà che nel prossimo mese vedrete un po' di questi contenuti dove chiacchieriamo ancora in posti non ben definiti. E spero che voi li apprezziate lo stesso. Dammi questo dannato pollo! Lui adora pollo. Fermo. Vieni qua a stendere i panni. Non vuole stendere i panni. Così vi chiedo una cosa. Se mi potreste scrivere nei commenti qualche argomento, diciamo, qualcosa, una discussione, un qualcosa che voi volete approfondire, magari, oppure sentire il mio punto di vista. Così io posso approfittarne e fare in questi periodi dove magari non ho il computer o non ho una postazione dove far video, appunto raccontarvi queste cose qui e stare comunque sempre insieme. C'è stata una cosa che mi ha fatto molto ridere nei commenti del video che ho fatto, perché a parte vabbè siete stati veramente magnifici e la cosa bella è che tantissime mamme mi seguono, mi ha fatto davvero piacere. Qualcuno che ha detto: è proprio vero come i cani sentano, perché nei video dove sei così tranquilla che racconti cose, Goggo non fa il pazzo. E invece questi Goggo fa il pazzo! Prima di andare via ho cambiato la batteria, ho dimenticato una cosa. Allora, visto che a sto punto è ufficiale che ho avuto questa, purtroppo questa perdita normale comunque, nel senso che può succedere a tutte, e a tutte, perché sì, solo le donne vanno in gravidanza. Speriamo che nella prossima o quello che sarà non succeda niente. Comunque sappiate che se poi succederà sarete i primi a saperlo, quindi vi chiedo solo di non continuare: oh ma sei incinta, oh quando un bambino, oh per favore dici, eh? Perché quando sarà il momento sarete i primi a saperlo, ve lo assicuro. E niente, vi mando un bacio grande 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 grande. Ho condiviso con voi questa parte intima della vita, ma mi ha fatto molto molto ridere. Davvero vi voglio tanto tanto bene. Cocco! Dannato pollo!